my man. I'm in hell. Yes, the light is in the face. I am in the black box for your wife. This evening in Italian club, you can see. Hey, I'm crazy. Okay, goodbye. Where are you going? Hi, Miss Mary. What are you doing? Washing? I'm hanging it out. Amadeo, it's the barber. Hi, yes. Hey, barber shop. Yeah? Cut my hair. Just to trim it. Don't worry, mate. Non mi fa sempre la sfumatura. Yeah. Like Italian style. Yeah. Because this evening I am going to dance. Yeah. Bye, Miss Mary. Goodbye, Amadeo. I go to dance. Have a good Tango. Time. Enjoy yourself. Bye. Bye. Yes, I enjoy. Goodbye. Yes, I go. Yes, to dance, Italian club. Japan, Japan. Hi, Frederick. Come with me to Broken Hill. Can't go. Don't you dance? I'll leave my wife. Bye. Ciao, Brescia. Ciao, ciao, Madame. Darren. Oh, ciao, Mede. Dove vai? Dove vado? Tieni, guarda un po'. E stasera, veglione danzante per gli emigranti, con la partecipazione di tante donne italiane. Tante donne italiane, ma sono belle. E certo che sono belle. Ne hai visto mai che trovi pure moglie? Allora la prossima settimana ci andiamo anche noi. Yes, that's right. Ma ce l'avete il vestito blu? Io no. Ma neanch'io, ma se si tratta di trovare moglie ce lo facciamo fare, no? E ce lo facciamo fare, sì. Hi, mate. Come with me to dance Italian club. I can't, I got my wife. Beautiful girl. Lucky you. How much better than your melanzane. Ciao, Hi, soldier. Grazie assai. Scusi. Permette questa danza? Non è possibile. Proprio non vuole ballare? Un'altra volta. Promette? Certamente. Coutier, io ho già ballato sabato, perché insisti? Permette? No, sono già occupata. Signorina, mi permette una danza? Yes? No, Coutier posso ballare, a casa mia buono. Thank you. Io avrei intenzioni molto serie. Padre, mi ha già pigliato informazione all'ospedale. Il professore ci ha detto che tu tieni una brutta malattia, che ti viene convulsione. Scusi se ho insistito. Permettete questo ballo? Vuol ballare, signorina? Non a ballo, sto impegnata. Uno solo? No, grazie, non a ballo. Permette, signorina? No, non a ballo. Perché? E non voglio ballare, sto impegnata. Va bene. Signorina, vuole ballare questo tango? Sì, a ballo. Mi permette questo ballo? No. Se uno viene in una sala da ballo, viene per ballare. No, grazie, sono impegnata. Mi dispiace, sono impegnata. Molte grazie. Sarà per un'altra volta, prego. Permette? No, sono impegnata, grazie. Va bene. Scusi, permette questo ballo? No, ho già detto che sono impegnata. Proprio non vuol ballare? Proprio no. Permettete sto ballo, signorina? Sì. Hai, Franci? Ciao, Amedeo. Ma le women sono tutte queste? Tre pelose, pure presuntuose. Ce la prendiamo in quel posto pure oggi. Beh.
Vi saluto, io me ne vado da Don Anselmo. Vai, Nico. Ciao, Amedeo. Ma che fai, te ne vai? Sì. E noi ci facciamo un balletto. A me mi fa schifo ballare con te. Ciao, Amedeo. Vai. Ciao. Ciao. Au. Ciao, Amedeo. Che ti sei messo, il ciuffo? Che sto male. Sì, i denti te dovevi mettere. Sull'arco d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si perde l'onda. Darling, how about me? Mi dispiace, ma non ho money. Io mi devo sposare. $50? $50? $50, ma costi più di un canguro. That's right. Siamo qui per farla tanti ringraziamenti. Io sto qui, Don Anselmo. Oh, bravo, bravo, Amedeo, vattene là. Sì, va. Thank you very much. Sono contento che tutto sia andato a posto. Tropea 10-4, caro Don Anselmo, essendo orfana desidero corrispondere scopo matrimonio con emigrante italiano in Australia. Mando una foto mia per conoscermi. Grazie, rispetti, Amadei Santuccia. Ecco. È inutile che guardi, queste sono tutte impegnate. Mettiti a sede, va? Sì. Ah, il sabato sera, ho tanto lavoro. Gli emigranti vengono qui da me. Io come faccio ad accontentarli tutti? Any good news for me, Don Anselmo? Yes? News sì, ma niente good però. Perché non rispose? Rispose sì, senti qua. That's right. Macerata, 7 febbraio 71. Caro reverendo, ringrazio il signor Amedeo per la sua offerta di matrimonio, ma io non mi sento di venire in Australia per sposare uno che guadagna 130.000 lire al mese e vive nel deserto in una casa di scatto. Quindi restituisco la fotografia. Ecco qua. Ma che, è già finita, Don Anselmo? No, c'è altro. Caro reverendo, la foto di Amedeo non mi convince, ma sono rimasta favorevolmente impressionata dal suo amico, quello coi baffetti, e vorrei corrispondere con lui scopo matrimonio, ossequio, eccetera. Dimmi un po', Amedeo, ma perché insisti con quella fotografia? Perché questa l'abbiamo fatta 10 anni fa, e qui io sono molto più giovane e bello. Sì, lo so, ma tutte le volte le ragazze rispondono che vogliono sposare il tuo amico. Hai fatto la bella fotografia formato tessera, da solo, senza possibilità di confronti. E poi, non so, mettete meglio, un po' più moderno. Ma come, c'ho il blu? Ma levate sta cravattaccia rossa, aprete la camicia, che t'ho da dì. Bastasse questo per diventare più giovani. Così dice Don Anselmo. Io in fotografia non vengo neanche molto bene. È che se vedete ragazze italiane se fanno ogni giorno più esigenti. Li vogliono alti, slanciati, con la macchina americana. Don Anselmo, io d'altronde una moglie la devo trovare. Io sono molto solo. Amedeo, è meglio che te rassegni. Ti è permesso. Vieni, vieni, Giovannino. Entra, che ci sono nuove anche per te. Ecco qua. Sant'Armenio Calabro, 2 febbraio 71. Caro reverendo, ringrazio il signor Giovannino per l'offerta di matrimonio, ma la foto mi deluse. Piuttosto avrei mia cugina Carmela, residente a Roma, che partirebbe anche immediatamente per l'Australia a scopo matrimonio. Ecco, questa è la fotografia di Carmela. No, questa non mi interessa, perché c'ho un po' di bella presenza. Ma non ti impressionare, Giovannino, quella è una fotografia di 10 anni fa e sai come sono fatte le donne calabresi, no? Invecchiano rapidamente, tendono ad ingrassare. Può darsi, ma io non mi affido, reverendo, non mi affido proprio. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come si chiama questa? Carmela. I like it very much. Ma che c'è in testa?
Hi, Catherine. Hi, Amadeo. Is Giuseppe Bertoni home? Yes, he's upstairs. Thank you. Bye, Amadeo. Bel vestito. Thank you very much. Hai visto come ho noto, no? E mo chi è? Giuseppe? Giuseppe, sono io, Amedeo. Posso entrare? Il volpone! Ma che te sei messa a roba spia? Sì. Entra. Ah, scusa, io credevo che eri solo, ma hai detto entra. Entra, dove vai? Ma chi è? Niente, è una stronza. Australiana? Ma sì, ti preoccupa, mette da sede. Mette da sede! Sì, sì, sì. Tell me, Giuseppe. Dimmi. Ma com'è che con noi le australiane non ci stanno e tu ne cambi una alla settimana? Ah, ma perché sono ragazze esigenti. Vanno la macchina americana, la bottiglia di whisky, voi altri non ci avete la lira. E tu dove la prendi tutta sta moneta? Ma che ce l'hai con me? Io ce l'ho con tutti, Giuseppe. Ognuno fa i business sui e a me nessuno ci pensa. Che vuoi, che ti serve? Io avrei trovato moglie. Solo che c'è un grave problema da risolvere. Don Anselmo mi ha dato la fotografia di questa ragazza calabrese che vive a Roma. E che fa, pecorara? E lascia perdere, è una ragazza. Si chiama Carmela. E verrebbe in Australia a sposarmi. Ma prima di partire vuol vedere la mia fotografia. End of star problem. Ecco il problem. Questa dai, ricordi? E come no, 10 anni fa, quando avevo ammazzato il serpente. The big snake. Io mando sempre quella fotografia. E sai le ragazze che mi rispondono? Che vogliono sposare a me. That's all right. E come risolvo io sta questione? E che ci vuoi? Guarda. Adesso io cancello la freccia sulla testa tua. E dove la metti? La metto sulla testa mia. E vedrai che viene. Carmela dorata, da quando ricevo le tue lettere, io non sono più solo. Anche se tu ti trovi sull'altra faccia della terra. Qui è l'estate infuocata, mentre da te è il gelido inverno. Cara Carmela, a Roma, dove tu ti sei trasferita per lavorare in fabbrica, io ci feci il soldato, ma sono più di 20 anni che manco dall'Italia. E quando tu mi raggiungerai in questa lontana terra, è come se mi arrivasse un pezzetto della mia cara patria. Carmela dorata, qui è mezzogiorno e da te è mezzanotte. That's all right. Ma che importanza hanno queste enormi distanze quando i nostri cuori battono insieme? Adorata Amedeo mio bello, qua è mezzanotte, siamo in mezzo all'inverno e ho tanto freddo. Da quando ricevo le lettere tue non sono più sola. Qua in Italia troppi siamo. Stiamo tutti ammucchiati uno sopra l'altro. Io non vedo l'ora di venire in Australia, qua c'è tanto spazio. Chi mi dici dei canguri? Carmela dorata, è giunto il grande momento, sai? Ti ho già spedito il biglietto dell'aeroplano e fra pochi giorni ti potrò stringere fra le mie braccia. That's all right. Morte fame! Che c'hai che non stai mai fermo? Ah, io freddo, mi formica la gamba. E perché guardi sempre l'orologio? Avevo 3 ore che sto qua e nessuno si ferma. Tengo la partita a TV, sti cornutoni! Come mai stasera c'hai tanta fretta? E perché non rispondi? E rispondi! Quanto vuoi? 5. Andiamo, va. Vai forte, che siamo già in ritardo.
ti spedisco la cartolina. Pure che c'è lo Sarba che ti aspetta. Sbrigati che sei in ritardo. Mi tieni sotto controllo fino all'ultimo momento, suo grandissimo figlio e putanaccio. Cerca di non dire più parolacce. Di comportarti bene, di non bere e di non fumare. Sì, fece uno voto. La valigia mia. L'hanno caricata sull'aereo. Qui c'è il passaporto, la carta d'imbarco, il certificato di vaccinazione e $20 per le piccole spese. Tieni. Questa è la mia fotografia con le misure del mio corpo. Ascoltami, basta che abbia uno stipendio, una casa. Non mi importa che sia bello o brutto, tanto mi diomini ne ho fin sopra la testa. Attenzione, i passeggeri... Ciao, Rosalba. Ciao, coca mia. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Carmelo! Tiè, a chi lo posto te lo misi? Ma dove vai? Che te sei messa in testa? Mi vado a sposare all'altro capo del mondo. Mi piglia uno che mi mette pure a cameriera. Ma chi t'ha detto? Dove vai senza di me? Sei mezza scema, analfabeta. C'hai pure una bronchite cronica che manco te reggi in piedi. Via qua. E trovaci un'altra. Mettici a tua sorella sopra un marciapiedi. Andiamo, signora. It has this enormous brim, you know, with a bell. Oh, ma, I don't know, what that? Posso vedere il suo biglietto? Questo è un biglietto turistico con la riduzione speciale per gli emigranti. E che significa questo? Questa è la prima classe, prego, venga con me. Sì. Permesso. Si trova di qui, signora. Si allacci le cinture, prego. Stiamo già volando. Signorina, prima di rispondere permetta che mi presenti. Riccardo Boscemi. Equipaggio vi danno il benvenuto a bordo del volo Qantas 762 e vi augurano un buon viaggio. Atterreremo all'aeroporto di Brisbane tra 29 ore. La cena sarà servita tra mezz'ora. Grazie. Ladies and gentlemen, the captain and his crew welcome you on board Qantas Flight 762 and wish you a pleasant journey. We will land at Brisbane Airport in 29 hours. Dinner will be served in half an hour. Thank you. Mi dispiace, questo posto è occupato da un'altra signorina. Ma quella signorina ero io. Oh. Ma sa che non l'avevo riconosciuta. Vuole assaggiare una fettina. È salame calabrese. Grazie, pure io sono calabrese. No. Pure io ho un coltello. Siccome vado a un paese che non conosco, non si sa mai. Lo porto per difesa personale. Va bianco, bianco lì, va bianco. Che moju ljubav nade moju sreću, zato nemoj, nemoj ništa reći, jer zbog tebe ja patiti neću. Come presenza è molto distinto. Che mestiere fa il manovale? No, veramente fa il capostazione. Complimenti, signorina. Io vivo in Australia da 22 anni e ci assicuro che da quelle parti... La moglie di un capostazione è una donna di grande rispetto, una vera signora. Beh, sì, non mi posso lamentare. Ho una bella casa, uno buono stipendio, una macchina americana. Tutto quello che serve, insomma. Questo è Salvatore.
E questo è Faustino. Anche voi andate in Australia per vi sposare? La cugina mia e io ci siamo già maritate, per procura. Ma vostro marito l'avete mai veduto? No, io lo conobbi a 5 anni, quando eravamo all'asilo infantile. Io Faustino non lo conobbi mai. Mi bastò di guardarlo in fotografia che mi piacque. Anche queste dietro si sono sposate per procura. Di che razza sono? Vengono dall'Jugoslavia e vanno in Australia a sposare dei compaesani. Santa Orsolina mia, perdonami per questo grande imbroglio che ha facciato Amedeo. Ma se volevo cacciarmi da questa vita, a qualcuno ci dovevo dare la fregatura. Hai detto che hai fatto l'università, ma questa non è la scuola elementare. È una foto di 25 anni fa. Io così me la ricordavo. Poi qui in Australia seppi che ancora non si era maritata. E dopo 20 anni ci scrissi. Ma anche se faccio uno sforzo di memoria, non me la posso capacitare come oggi. Salvatore, e qua non ci dobbiamo fare illusioni. Se veramente fossero delle belle presenze, non venivano qui a sposare dei poveri disgraziati come noi, senza nemmeno conoscerci. Io non mi faccio più illusioni. Tutti gli amici miei che hanno scritto hanno ricevuto le fotografie di donne giovani, belle, eleganti, alte, slanciate. Poi quando sono arrivate erano tutte piccole, brutte, vecchie, con le gambone, i piedi gonfi. Una c'aveva pure la barba. Good morning, ladies and gentlemen. We are now flying over the Australian coast. In about half an hour we will be landing at Brisbane Airport. Buongiorno, signori e signori. Stiamo sorvolando le coste dell'Australia. Fra mezz'ora circa atterreremo all'aeroporto di Brisbane. Il nodo lo sai fare? E mettetela la Robespierre come ce l'ho io, me l'ha consigliato Don Anselmo. Ecco, sei più giovane, a me? No, ma... Tu sei Carmela? No, io sono Agnese. Agnese! Agnese! Su qua, su qua. Sono 2 anni che non ti vedo. Deve fare un'altra persona. Carmela! Thank you.
essere lei. All right, miss, you can go ahead. Sono Concetta. Io sono Salvatore. Come me trovi guardandomi de persona? Nell'aspetto ti figuravo diverso. E specialmente la voce. Ti posso dare un bacio? Mio marito sei, certo. Final boarding announcement. E dov'è Faustino? Ha avuto un giramento di testa. Viene subito. Faustino. L'hai già vista? E allora? Eh? Io mi sento male, ho paura che mi viene attacco a me. Nemmeno io ho avuto il coraggio di affrontarlo. Che ci hai fatto, qualche imbroglio? Beh? Sono calvo e lei ancora non lo sa. E che te pare? Sapessi io in che situazione mi trovo, Fausti? Fausti, qui è meglio che scappiamo. Scappare? Io uomo d'onore sono. Vado a dire la verità e poi succeda quello che deve succedere. Bravo, Faustino. Vai prima tu. Fatti vedere la testa. Io mi bevo un cognacchino, poi vengo pure io. Now to travel on the 956 to Melbourne. No, io non lo sposo. No, gli è tutto pelato. Io voglio tornare a casa da mia madre. Ma che è questo imbroglio? Perché nella fotografia ho un bel ciuffo di capelli sopra la fronte? Non fui io a pensare alla cosa. Gli è stato il fotografo napoletano che quando seppe lo scopo della foto mi disse: Faustino, ti faccio un servizio che mi ringrazierai per tutta la vita. Se questo scherzo lo facevi a me, ti squarciavo come un capretto. E tu chi sei? Perché mi guardi? Sono un amico. Amico d'Amedeo. Ma dove ti vedi? Ah, eccoti qua. Vicino ad Amedeo. Sì. Come ti chiami? Giuseppe. E che fai qui? Questa è una lettera che ti manda Amedeo. Ma qui ci capisce che c'è scritto? Che non sai leggere. So leggere, ma mi fa male la testa. Te la leggo io? No! Leggi tu. Non ci vedo, non ho gli occhiali. Se permette, leggo io. Cara Carmela, trovandomi a letto con l'influenza, ho incaricato l'amico Giuseppe di venirti a prendere e di portarti a casa sua. Mia. Ma quanto ci vuole per arrivare a casa da Amedeo? 3 giorni e 3 notti, se tutto va bene. Ma perché? Ma perché devo essere così sfortunata? Mi disse che dovevamo fare il viaggio assieme. Dovevamo conoscerci, dovevamo parlare. Mi scrisse che era tutto prenotato. È tutto prenotato. Alberghi, treni, cabine letto. Non ti abbattere, Carmela, ci sono io che ti tengo compagnia. Ma che me ne faccio io da compagnia tua? Ma perché devo fare viaggio nozze con te?
Allora è meglio che me ne vada da sola. Ma dove vai da sola? Non conosci la lingua. Ti perderai. Tieni, prendi i fiori. E che sono questi fiori? Fiori di morto. Carmè, vieni appresso. È sto caldo. È il tropico, sono 45 gradi all'ombra. Vieni, Carmela, che carichiamo le valigie. Passengers are requested to proceed to gate number 6. That's flight number 971, Qantas flight number 971 for New York. Passengers should go to gate number 6. Passengers are requested to proceed to gate number 6. That's flight number 971, Qantas flight number 971 for New York. Passengers, e che fai qui? Non è la macchina d'Amedeo questa. Questa è la macchina dell'ambasciatore. Eccola lì la nostra. Decappottabile. Chi sta la macchina d'Amedeo? No, questa è la macchina mia. Accomodati. Metti il tuo agio. Distenditi. Vado. Da Roma mi stavo congelando. E invece qua fa un caldo. Sono tutta vestita di lana. Mi misi pure la maglia. Abbi pazienza, Carmela. Siamo quasi arrivati. Sì, è un'ora che me lo dici. Guarda, guarda com'è bella l'Australia. Dimmi se ti piace. Sì, è bella, ma il caldo è troppo. There is a reservation for Mr. Amedeo Foglietti? Yes, are you Mr. Amedeo? Yes, I am Amedeo. Dove mi porti? Che è questo? Questo è un albergo. Un albergo? I baracchi dentro la foresta? Sì, prima ci abitavano i selvaggi, gli aborigeni. Si mangiavano le serpi. Adesso è diventato l'albergo più elegante, solo per ricchi. Battoni, solo quelle due. E zitta, parla piano. Ti fa sentire. Oh! Che? E che sono questi? Quelli sono cocchi. Che belli! Sì. Non li avevo mai visti sopra l'albero. Ti piace il cocco? E perché ci fermiamo qua? Ti devi riposare, sei stanca. Amedeo ha prenotato la camera. Pago tutto? Sì, sì, anche la cena. Allora mi fermo. Sì, vedrai come staremo bene. Dimmi se ti piace sta camera. Sì che mi piace. Sono posti romantici per il viaggio di nozze. E questa chi è? È la regina d'Inghilterra, ma tu sei meglio di lei. Tu dove dormi? Dove dormo? Mi posso mettere su quella poltrona? Dentro la camera mia. Se rimango vestito. Senti un poco, tu chi sei? Io sono Giuseppe, un amico suo. Un amico suo e dormi dentro la camera della moglie? E dove dormo? Che ne so, in un'altra stanza. Costa $20. E che te ne importa, è ricco Amedeo, no? Così dice. Facciamolo pagare. Così impara a far fare il viaggio di nozze all'amico. Hai ragione, Carmela, facciamolo pagare, così impara. Io faccio tutto quello che mi dici tu, che devo fare? Te ne devi andare, che mi devo spogliare. Sì, io me ne vado, Carmela. Se hai bisogno di me... Ti fischio. Giuseppe, allò Giuseppe, sono io, mi senti? Sì, chi è che parla? Sono Amedeo. Ah, è già arrivata tua moglie? Sì, è arrivata. E com'è? Giuseppe, un gran colpo. Perché? È bella. E beh, cavoli, è brutta. No, ma è troppo bella. Gli hai detto già che Amedeo sei tu. E come faccio?
Non so come reagisci, è armata. C'ha una borsa piena di coltelli. Hai capito? Oh, a vedere, sta detto che ti becchi pure la coltellata. Che mi consigli di fare? Perché? Perché è bella, è decisa. È una che pretende pure. Quando siamo usciti dall'aeroporto, è entrata nella macchina di un ambasciatore, credeva che era la mia. Ma che si è messa a testa? Che siamo tutti miliardari? Giuseppe, sei tu che hai mai combinato sto guaio? Ma hai detto, metti la freccia sulla testa mia. Digli che sei capostazione, che c'hai la macchina americana. Vedrai che viene. E beh, è venuta, no? Eh sì, è venuta, ma adesso che faccio? Come le dica la verità? Amedeo, fai come te dico io. E dimmi? Adesso uscite insieme e gli compri un regalino. Sì, un vestitino leggero. È arrivata con la maglia di lana, è tutta sudata. Bravo, poi la porti a fare la passeggiatina romantica. Gli fai un po' di corte, gli prendi la panno, gli dai qualche bacetto. E poi? E poi questa sera la porti a cena fuori e la fai bere. Ho capito, quando sei imbriacata io lo dico. No, prima te la porti a letto e poi io lo dici. Sì. Come hai detto, scusa. Giuseppe, pronto? Allo? Allo? Pronto? It's broken. Prima me la porta a letto. E poi glielo dico. Che? Sembri il manichino. Vediesti tutto? Tutto nei pacchetti. Beh, andiamo? Sì, andiamo. E chi sono, due reginette quelle? Sì, fanno la reclama e l'uscita da scarpe. Vedi che roba. Scusa, Carmela, mi posso togliere la giacca? Sicuro, fa pure caldo. Ti potevi comprare un paio di pantaloncini corti? Mi stanno male a me, io sono peloso. Tanto hai speso? È stato un grandissimo piacere per me, Carmela. Ma che c'entri tu? Amedeo paga, metti tutto al conto. Dici? Senti, siccome sono una donna sola e la gente può pensare male, me lo daresti il braccio? Con grandissimo piacere. Quanto sei bella, Carmela. Si voltano tutti a guardarti. Sei sposato tu? No, io non sono neanche fidanzato. Io sono completamente libero. La stazione di Amedeo è molto grande. C'è molto movimento di treni. Tu che arte fai? Io sono guardafili. E che cos'è? Vedi, Carmela, qui in Australia esistono le flying fox, le volpi volanti. Le volpi con le ali? Sì. La notte escono dalle tane e con un mozzico staccano il filo. Se non corro io subito, nessuno parla più al telefono. Quanto guadagni? Io 160.000. Alla settimana? Alla settimana. Alla settimana. Al mese. Quanto mandi a mamma tua? 30.000. È vecchia molto. Scusa, Carmela, perché ti interessi tanto della mia vita? Quanto guadagno, come vivo? Così, tanto per parlare. Ma che fai? Ah, io. Mi pigli la mano? Io no. Ah, beh, state a posto tuo. Che ti dispiace? Ma tu chi sei? Ti metti sotto braccio. Ma va, non c'è nessuno. Fai una corsa. Ma che sei, uscito pazzo? Carmela, una sigaretta? No, ho fatto un voto. Mi slacci? Se pensa alle compagne mie, povere disgraziate, che se ne stanno a battere i piedi per il freddo. Perché? Nella fabbrica dove lavoravi non c'era il riscaldamento? L'acqua è calda. Sì. Fai il bagno. Io no, ho paura dove non si tocca, io non so nuotare. Io quasi quasi mi butto. Sì, ciappa e vuota. Buttate, Carmè. Thank you.
Isabel! Vedi, Carmela, la gente mi dice: se muore tua madre avrai 30.000 lire in più, così potrai sposarti. Va bene, dico io, ma non posso aspettare. Io ho quasi 50 anni, sai. Perché non fai come gli altri? Scrivi in Italia e poi, magari, che so, una vedova che si vuole sistemare. Sì, ma il fatto è che io ho dei gusti molto difficili. Come ti piacerebbe? Come te? Sono tutte coppie di sposi. Hai mai pensato di sposare un'australiana? Io? Non posso. Perché? Beh, prima di tutto perché non sono il mio tipo. E poi quelle bevono, fumano. Sono quasi tutte laureate. Rientrano a casa alle 2 di notte. E se per caso tu gli domandi dove sei stata, se l'abbiano pure, ti rispondono cattive. This is my business. Che vuole dire? Vuol dire sono affari miei. Hai capito. Ah no? Vedi, Carmela, noi emigranti vogliamo sposare una donna italiana perché è obbediente. È bella, buona, affettuosa. E poi scusa se mi esprimo in un modo un po' spinto, ma quando una ragazza italiana arriva dal suo paese, tu sei sicuro che è vergine? Molto è che manchi dall'Italia. 20 anni. Si vede. Perché? Non è più come una volta? Eh no, Giuseppe. Oggi le ragazze lavorano tutte dentro le fabbriche. Non stanno più chiuse sotto chiave. E quando si trovano sole in città, Cucci dice una cosa, Cucci ne dice un'altra, si mettono paura. E ignorante come sono, non sanno più che ci può capitare. Just a moment, please. Carmela, e non lo chiamare così? L'ho fatto così, senza volere. Lo so, ma lui può fraintendere. Buonasera, signora. Sei italiano? Noi altri camerieri siamo quasi tutti italiani. Sono tutti italiani loro. Senti. Quanto costa questo? $5. E questo? Quello costa $1.50. Allora, quello da 5 per la signora e quello da $1.50 per me. E da bere? Scusa, Carmela, ma che fai? A chi sorridi? A quelli là. E perché? Non devi fare così. Mi stanno facendo un brindisi. E certo, tu li stai provocando, quelli sono ubriachi. Senti un poco. Ma tu chi sei che mi fai osservazioni? Eccolo là, eccolo che viene. Hey, I better be a dance, love. No, no. Lasciami. This lady, she don't dance. Sit down, please, at your table. Thank you very much. Sono ubriachi, questo te l'ho detto. Look, mate, I just want to dance a bit, all right? Now, what do you want? This lady, don't dance. Go. Vattene via, ubriaco. Your friend is drunk. This lady, dance with me. Forse è meglio che balliamo, se no quello... Sì, certo, Carmela. Vieni, facciamoci un bel balletto. Io e te. She dance with me. No, mind, I'm not drunk. Just don't. Friend, say I give you the corona de flowers. Tu stai quiet. Sit down, please. Metà siete ubriaco. Non sono cattivi, sai, sono come bambini. Dacci un cazzotto in faccia. No. Ma che stai ballando? Eh? Il tango figurato. Non ti piace? Si ballava 30 anni fa. Non si balla più in Italia. Che fai? Ti provi? Cara Rosalba, credo che ho trovato un marito per te e un padre per la bambina tua. È una persona molto buona, gentile. Guadagna 130.000 lire al mese. E se un giorno, disgraziatamente, la mamma sua dovesse morire, ci resterebbero pure 30.000 lire di più. Io ho deciso, sai? Io domani mattina la rimando in Italia.
Perché vedi, Riccardo, io lo so che ho commesso una grande mascalzonata, ma fino a un certo punto. Perché senti, il mio ragionamento era questo. Io la faccio venire, magari con l'inganno. Poi quando è qui, noi parliamo, ci conosciamo, facciamo un bel viaggio insieme. Se si innamora, io me la sposo. Se no, la rimando a casa. Ma scusa, Medeo, tu per farla venire hai speso tutti i tuoi risparmi. Prima di rimandarla in Italia, pensaci bene, eh? Eh già, hai ragione. Prima che finisca il nostro viaggio ci sono altri 3 o 4 giorni. Non dico che si innamori, ma può essere che si affezioni. Allora io, piano piano, glielo dico. Ascolta, Medeo, tu la verità o gliela dici subito o non gliela dici più. Bevi ancora un bicchiere di vino. Poi vai in camera e ci parli. Hai ragione, io glielo dico subito. Subito. O la va, o la spacca. Eh? O glielo dico subito. O non glielo dici più. O non glielo dico più. Ci sei, Carmela? Ah, chi è? Sono io, Giuseppe. Ti vedo. Che vuoi? Sono venuto a darti la buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Carmela, e buon riposo. Guarda che bella strada. Proprio dentro la giungla. Ah, è quella che avete costruito voi? Sì, io, il Bump e Giuseppe. Amedeo? Sì, Amedeo. Pensa che noi andavamo avanti e tagliavamo gli alberi. 30 metri al giorno facevamo. Quanto è lunga la strada? 600 chilometri. Guarda! Un serpente! Sì. È come quello della fotografia. Sì, infatti è qui che ci siamo fatti la fotografia col serpente. Ecco, vedi, Carmela? Questa è la baracca dove ci siamo conosciuti. Io, Amedeo e il Bampo. Ecco. Scendi, Carmela, vieni a vedere. Amedeo, Giuseppe... E il Bampo. Bampo? Chi è il Bampo? Il Bampo è quello che sta vicino a me nella fotografia. Dormivamo tutti e tre insieme. Uno faceva da mangiare, un altro cuciva e io lavavo e stiravo. Chi è che grida? I pappagalli, ce ne sono a migliaia. Ma che fanno, ridono? Sì, perché mi hanno riconosciuto. Questi sono vecchi, campano 100 anni. T'hanno riconosciuto? Sì. E dove sono? E sono sugli alberi. Tu non li vedi, ma loro ti vedono. E quando li porti da mangiare, ti piombano come falchi. Prova a strillare. Coccoriti, si sforiù, strilla. Coccoriti, si sforiù. Forte, forte. Tutte le sere li chiamavamo. E poi ci facevamo il brodo. Coccoriti, si sforiù. Eccoli, guarda. Coccoriti, si sforiù! Finisce mai questa strada? Anzi, in macchina c'è aria. E noi che andavamo a piedi a tagliare gli alberi. Adesso arriviamo alla nuova baracca. Ma quante baracche ci sono? Ogni 6 mesi ne costruivamo una. Lasciavamo quella vecchia e andavamo a quella nuova. Ecco, Carmela, siamo arrivati. Ah, brucia tutto. No, non ti preoccupare. Sei un po' riscaldata, lasciamola fumare. Io prendo le provviste, così noi ci facciamo un po' di breakfast. Che è sto breakfast? La colazione. Si dice così da queste parti.
Ecco, vedi, sei già raffreddata. Aio, sono modo inglese, non c'è niente da fare. Dove si trova la baracca? Vieni, ecco lassù. Vieni, cara. Soli eravate, senza una donna. Beh, i primi tempi veniva una tedesca da Brisbane. Arrivava a cavallo vestita da sera. Ogni sabato faceva il giro delle baracche e la domenica se ne andava via con tutte le buste paga. Poi, siccome eravamo lontani dalla città, un giorno non è venuta più. E per quanto tempo avete fatto questa vita? Beh, io e il Bampo molti anni. E Amedeo? E Amedeo una domenica è montata a cavallo con la tedesca e ha detto: salve ragazzi, torno stasera. E io per 6 anni non ho visto più. Che fai, parli male da Amedeo? Io no. E invece sì, sta attento come parli. Sì, Carmela. Accomodati, vuoi entrare in casa? Perché non ci stai il nome tu? Perché sono andato via. Dopo 6 anni che tagliavo gli alberi, mi è venuta la malaria e mi hanno portato all'ospedale. Così il Bampo è rimasto solo. Sì, è rimasto solo, poveraccio. Per 8 anni è rimasto solo lui a tagliare gli alberi. Senza vedere mai una città. Senza bersi mai un bicchiere di vino. Perché faceva tanti sacrifici? Per pagare i debiti del padre che viveva in provincia di Brescia. Adesso qui facciamo un picnic, Carmè. Tieni, bevi, date una rinfrescatina. Io vado a mettere l'acqua al radiatore. Ritorno subito, Carmè. Marito, ho ricevuto il solito vaglia e abbiamo pagato un'altra cambiale di tuo padre. No, è di casa, ma... Arrivati, Davide. Arrivati. Eccomi via. Mi via il mare. Arrivati, Quetteo. Arrivati. Oddio. Eccomi via. Eccomi via. Mia. Giuseppe. Giuseppe! Giuseppe, che hai? Dimmi tutto, ma che male? Figlia, bevi! Mamma mia, che devo fare? Dimmi, che posso fare? Devo chiamare qualcuno! Che faccio? Ma come non ti lascio? Devo trovare chi ti aiuta! Aiuto! 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 C'è uno che sta morendo! Aiuto! Aiuto! Dottore, io voglio Gigolet. Dottore. Gigolet. È bello mio, non fumo, feci un voto. Gigolet. Dottore, io cerco dottor, dottor, dottor. Che? Hotel? Lo trovo un dottore? Non mi ricordo più di dove sono venuto, ora mi perdo. Giuseppe! Giuseppe! Gentlemen? Sì, sì, è morto. By the hotel. Ah.
Giuseppe! Giuseppe, sono io, Carmela! Fate qualcosa, questo sta male! What can we do? That's epilepsy! E dici, non capisco niente! È epilettico! Epilettico! Chiamate il dottore, questo sta per morire! Tu sei italiana? Sì, sono italiana, mi puoi aiutare? Tutti i miei operai sono italiani, questo lampadario me l'ha portato Peppino da Napoli. Ma che me ne importa a me di questo lampadario? Io voglio un dottore. Qui non c'è dottore, lui sta a 300 chilometri. Non si può chiamare, non ci sta un telefono. Il telefono non va, ho mandato Peppino a aggiustare i fili nella foresta. Tu vuoi una birra? Ma che birra? Io voglio il dottore. Allora tu vieni, lo chiamiamo con la radio. Take care, alla lotta. Stai calmo, ritorno subito. About history. This is the first question. What is the name of the Roman emperor who conquered Gaul? The name is Julius Caesar. Very good, Paul. Ma dov'è la maestra? A Brisbane, a 500 chilometri. Tell me now, Paul, who killed Julius Caesar? La maestra ha chiesto al bambino chi ha ucciso Giulio Cesare. E lui non lo sa. Sai chi ha ucciso Giulio Cesare? Non sapevo manco che era morto. Ok, Paul. Mark 4. Hello, Miss Mary. I'm Robert. Hello, Robert. Can I help you? Yes. We need a doctor. I'm a doctor. It's nothing. Nothing? Now you haven't a problem. Eh? You'll be all right. Si? And tonight, I'd like you to have a good dinner, a glass of wine, and I want you to relax. A glass of wine? Thank you. All right. Thank you very much. Thank you. You'll be all right. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Calmati. Ando vai. Ora vengo. Dottore? Dottore? Dottore, vi devo dare qualcosa. No, grazie, non c'è bisogno. Questo è servizio speciale, non si paga. Bye bye. Grazie. Grazie tante, dottore. Good luck. Grazie. Bye bye. Giuseppe, I drink a wine. Come ti senti? Eh? E come mi sento? Come mi sento? Come mi sento, cara? Come mi sento? C'ho tanto freddo, sai. Ma no, fa caldo. Io non ci capisco niente con questi termometri. Qui sono a 110. 110? 111 e 112. C'ho freddo, sai. C'ho il letto pieno di formiche. Ma non ci sono le formiche. Sì, tutte formiche. Ma no, Giuseppe. Chiudi la finestra, che entrano i pappagalli. È chiusa, è chiusa. È chiusa. Dove sta il bambino? Non lo so. Non lo sai? Bevi. Stai in manicomio. Poverino il manicomio. Non parlare. Andiamo a trovarlo. Non parlare che ti stanchi, stai vaneggiando. Sì. Come amara. Come amara. Vuoi che averti i parenti? Eh. I parenti. E che parenti? Io non c'ho nessuno, c'ho solo il bampo, sai? Ma quando ti pigliano questi attacchi, che fai? E che faccio? Io aspetto sempre che venga qualcuno e che mi salvi, vero? Perché non me l'hai detto subito che hai il mal caduto? Io non ho il mal caduto. Questo è l'effetto delle febbre malariche, sai, cara? Perché io, vedi, sono stato morsicato da uno scorpione. Ecco perché mi prendono gli attacchi epilettici, capito? Perché mi ha mandato a te, non ha mandato qualcun altro? Grazie, cara. Grazie, cara. Sei gentile, sai? Stammi vicino, cara. Sì. Stammi sempre vicino. Non ti preoccupare, questa notte dormo qui nel lettino a fianco. Ecco, non ti muovere. Se hai bisogno di qualcosa, io ti aiuto. Non ti muovere, cara. Stammi vicino. Mi dormi vicino. Mi devi dormire vicino, sai, bella? Dove vai, cara? Vado a telefonare ad Amedeo. Abbi pazienza, torno subito. A telefonare Amedeo. Pronto, Amedeo? Fammi sentire la voce tua. Pronto, sono Carmela. Non sento niente. Ma che lingua parli che non ti capisco? Prova tu, che tanto io non ci capisco niente.
Hello? Is that Bambanga station? Chiediti a Medeo il capostazione. Is that you, Peppino? Ma concetto Peppino! Is it you, Peppino? No. Si è interrotta. Le volpi volanti. Fantastici questi animali. Peppino sta ancora aggiustando i fili del telefono. Il babbo tiene il canguro per le zampe. Io la rigiovo le orecchie. È arrivato uno con la bottiglia di Marsala che gli aveva mandato la madre da Brescia. Non mi dire che avete fatto ubriacare il canguro. Senti, è arrivato quello di Brescia col pacco di biscotti. Dice, oh, dove sta il Marsala? Oh, allora dico io, se è bevuto il canguro. Adesso basta se non ci cacciano dall'albergo. Quanto sei bella, Carmela. Hai lavato, hai stirato i nostri vestiti, mi hai guarito. E ridi come un angelo. Sei la moglie più bella e più onesta che c'è al mondo. Ora dormiamo, Giuseppe. Scusa, Carmela, ci facciamo un altro goccetto? Beh, per non lasciarlo lì. Ridendo e scherzando ce ne siamo fatti pure due fiaschetti. Due fiaschetti ce ne siamo fatti. Ci fa bene, sai, cara? Cin cia la tua salute, bella. Ti senti bene, cara? Sì, buonanotte. Scusa, Carmela. Ti posso baciare la mano? Tiene, bacia. Grazie tanto. Va, addormiti ora. Sì, Carmela. Buonanotte. Buonanotte, cara. Ma che fai, balli da sola? No, mi sto raccomandando alla Madonna che mi protegga dalle disgrazie, che già ne ebbi tante nella vita. La donna deve essere bella. Ma nell'uomo, vedi, la presenza fisica non ha nessuna importanza. Basta l'intelligenza. Cosa vorresti dire che Amedeo è cretino? Più che cretino, è superficiale. Gioca d'azzardo, beve, sempre in compagnia di donnacci. Fa una vita dispendiosa. Dove li prende a voi tutti questi soldi? Perché vuoi fregare la moglie e il tuo migliore amico? Perché penso, Carmela, che tu potresti avere un uomo molto più importante. E chi sarebbe questo? Una Bagabran, Meriba, Gili Sagaway, Yamana, Guindi e Dirimbandir. Ah, andiamo bene, ma dove stiamo? Io non ci capisco niente. Non è che ci stiamo perdendo in mezzo a sti paludi. Che ti dispiacerebbe tanto, Carmen? Cosa? Che io e te ci perdessimo. Noi due soli, per sempre. Senti un po', epilettico. Ah, oh. Va bene che siete tutti soli come cani randaggi, ma se ti passasse per la mente di farmi qualche brutto scherzo, ti apro dalla testa ai piedi. Vogliamo andare, Carmela? Sì, andiamo che è meglio. Che è meglio. Scusa, Carmela, ma tu fai sul serio o scherzi? Scherzo. Io scherzo sempre fino a quando la gente si comporta bene con me. Poi faccio sul serio. Thank you.
Assolutamente nulla. Non riconosce nessuno, poveretto. Per lui il passato non esiste più. Non ricorda nemmeno di avere una moglie in Italia. L'unica cosa che gli è rimasta è il vizio del fumo. Lo so, è il solo vizio che aveva. Ah, eccolo là. Ciao, Bampo. Guarda, Bampo, ti ho portato il tabacco con le cartine. Bampo, non mi riconosci? Sono Cornetta. Cornetta! Mi chiamavano Cornetta perché io suonavo la cornetta. Bampo, ti ricordi quando eravamo nella foresta? Che tagliavamo gli alberi a non finire, Bampo. E tu ti arrampicavi in alto per prendere i pappagalli. E poi ci facevamo il brodo, ti ricordi? Cerca di dire pappagallo. Pappagallo! Prova a farci vedere questa. Bampo, te la ricordi questa fotografia? È quando ammazzammo il serpente, noi tre. Ringraziamo il signor Amedeo per il vaglia. Lo riceviamo puntualmente tutti i primi del mese. È Amedeo che lo mantiene in manicomio. Solo $10 per il tabacco e le cartine. Dal prossimo mese non servirà più. Perché, sorella? Perché verrà rimpatriato dal consolato italiano. Lo riportate in Italia? Sì. Andrà a vivere da una sorella che abita a Brescia. Lei ha una portineria. Tanto per lui, essere qui a Brescia è la stessa cosa. Allora non ci vediamo più. Andiamo ora. Su, alzati. Abbraccia il tuo amico. Ciao, Bappo. Strano, non l'ho fatto mai. Chissà che gli ha preso. E buttala. No, no, che butta, semmai la vendiamo. Eccolo. Non mi posso capacitare come questi australiani sono così stupidi che non vedono che questa macchina non cammina. Ma non è questione di stupidi. Tu non li conosci gli australiani. Oggi è sabato, alle 6, sono già imbriachi. Vedono tutto che cammina. Vedrai che a me faremo pure un affare. Voglio proprio vedere. Venite a vedere che Ma chi se la compra, chi sta macchina? Ma anche se c'ha regalo. Stai buona, Carmè. Non ti innervosire sempre. Quello mi mise le mani addosso. Ma sono ubriachi, è sabato, abbi pazienza. Ciao, ciao, bambina. Un bacio ancora. E poi per sé. Sentite, compadre Viotti, ci siamo sempre aiutati fra di noi. Io ho fatto anni di sacrifici per comprare sta macchina. Ha un motore che è un gioiello, tira in salita che è una meraviglia.
Noi ne stiamo bloccati qui, se non me la comprate, fatemi il piacere, datemi $30 e me la portate via. Ma non lo capisci che nessuno la vuole? Pigliami il treno. Sta buona, Carmen. Io devo andare da me. Come chi è questa? Questa è mia sorella. Mi è fidanzata. E lasciala perdere, mia sorella, che c'entra lei? Andiamo guarda via, la macchina. Perdi tempo. Che me la portate via con $30 e fate un affare. Ma no, anche se me la regali, a me poi i soldi per la benzina per il bollo, chi me li dà? Ma chi sti sono più pezzenti di te? Ma che ci veniste a fare all'altro capo del mondo se non avete manchi i soldi per mantenervi la macchina? Chi è che sei per me? Allora non mi volete aiutare. Come ti chiama tu? Mia sorella. Carmela. Carmela. Ricordate, Carmela, che noi siamo qui per fare la nostra vendetta. Quale vendetta? Io sono partito da Gela 35 anni fa. E lavorato nelle miniere, nelle fabbriche, nei deserti. 2 turni al giorno, 16 ore. In 35 anni ho bevuto 2 sole bottiglie di birra. Una il giorno che sono sbarcato. L'altra il giorno che hanno cacciato il re dall'Italia. 35 anni di sacrifici. Ho messo 3 milioni e 850 mila lire da parte. Quando arrivo a 4 milioni, mi devo fare la mia bella vendetta. Scendo a Gela, mi compro un bar e glielo metto di dietro a tutti. A tua sorella ci omitti per 4 milioni? A quella santa di mia sorella, nomenasti! Oh, aspetta, che fai con sto coltello? E tu che ti metti con la donna? Mai! Ma con te mi abbatto, sai, eh? Oh, non mi fai mica paura, non lo se tu c'è il coltello, io... Vieni, non ti preoccupare, vieni con noi. Vieni, 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 facciamo un giro e ti riportiamo qui. Giuseppe! Giuseppe! Oh! Giuseppe! E tu la portavi? Lasciami tu! Oh, aspettate voi! Aiuto! Che fate? Giuseppe! Giuseppe! Maledetti, lasciate! Ma fate sta macchina, fate scendere! Lasciate, no! Mi fate una macchina, io lo lascio! Lasciate stare quella ragazza, Teroni! Dai, dai, tagliali la strada! Non abbia paura, signorina, li fermiamo noi! Carmela, bella! Carmela, eccomi, sono io! Dove sei? Non è niente, Carmela, vieni fuori! Vieni, vieni fuori! Come stai, bella? Non è successo niente, sai? Andiamo, andiamocene via di qui! Sono assatanati questi, appena vedono una donna non capiscono più niente! Ti disgraziati! Rosi, figlia puttanazza! No, lasciali perdere, Carmela, sono in civili! No, lasciami, ci devo dare almeno una coltellata! You! What you want? Che guardi, sta al posto tuo. Chi è? Sono io, cara. Amedeo. No, sono sempre io. Ma i biglietti non li pigliasti? È tutto prenotato da Amedeo. Ecco, vedi, cara, questo è il nostro vagone, lo sleeping car. Che è? È il vagone letto, non ti preoccupare, è tutto pagato. Queste sono le nostre cabine, 12 e 13. Ecco, questa è la tua. Prego, cara. Io sono nell'altro sleeping car. Sei il controllore? Mi raccomando, tu di sempre che io sono Amedeo. So, compartment 12, Miss Carmela. No, Carmela non qui, she's there. In compartment 13, Mr. Amedeo. Amedeo. Are you Mr. Amedeo? I'm Amedeo. Documents, please. Documents? Sì, just a moment, please. Ecco, sir. Miss Carmela, this is mine. My passport. Vede? Amedeo Foglietti. Thank you. Thank you very much. Non se ne accorto? No. Dimmi un poco. Ma tu che ci hai fatto vedere? Che ho fatto vedere? Mister, c'è uno che sta male. Venite, malato, malato, presto. Somebody sick on the station. Vieni da questa. Chi sta qua? Come on, hurry up. Presto. Giuseppe! Lui sta su quel treno, le convulsioni, fermatelo. I'm sorry, I don't understand. Ma sta sopra il treno, tiene la borsa, i soldi, hai capito? I soldi. I know, but I don't speak Portuguese. Ma no, portoghese, italiana sono. C'è qualcuno che parla italiano? No, I don't.
Voi parlate italiano? No, Polanski. Doctor, is it epilepsy? I can't say. Passengers waiting to board the 956 to Melbourne are warned that excursion tickets are not valid. Boom, boom, ga. Quanto costa? Carmela, Carmela, lo so, Carmela. Who's Carmela? I don't know. $30. $30. E dove li piglio? Ma dovevo portare, ma dovevo portare Carmela, chiamate Carmela, Carmela, dove sta Carmela? Voglio Carmela, dove sta? Chi sei Carmela tu? Vieni Carmela, 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 Carmela. No, thank you. Show's about to commence, ladies and gentlemen. Don't be shy. Don't be shy. Don't be shy. You won't find your wife here. Air conditioning, strong drinks, weak women. Good evening. All whiskey guaranteed, made in Single. A show so exciting it make your ears stand on it. The price is right. Come on. The men from the boys. Roll up, roll up. Sister, please. Dove sono le mie bagages? Le valise sont ici. E la borsetta dove è? La voilà. Hai visto, sisters, c'è tutta la moneta, yes? C'è l'argent? L'argent è ici. Sant'Orsolino, non mi guardare. Ti giuro che questa è l'ultima volta che mi spoglio. Pure di notte voglio rimanere vestita. Eravamo il 47 di Bergamo in quella miniera. Si lavorava a 1100 metri sottoterra. E sai come la chiamavano? Il cimitero dei bergamaschi. Io a 1400 metri sottoterra lavoro. Un giorno i miei figli saranno tutti dottori e quella sarà la mia vendetta. Giuseppe! Oddio! Giuseppe! Giuseppe! Carmela! Amore mio bello! Carmela, mi hanno scaricato qui con la febbre a 40. Ho fatto dei sogni terribili, mi sono sognato che tu eri morta, che ti avevano portato all'obitorio. Dove hai passato la notte, cara? Chi ti ha dato i soldi per il treno? Trovai un'anima buona che mi aiutò. Meno male, Carmela. Andiamo, Carmela, che il treno parte. E la borsetta dove sta? Eccola qui. C'è tutto, non ti preoccupare. Corri? Sì, sì. Corri. Eccomi. Aspetta. Senti, Carmela, il nostro viaggio sta per finire. E prima di arrivare a casa io ti vorrei parlare. Io pure ti vorrei parlare, Giuseppe. Sì, Carmela. Allora parla tu, io non dico niente. Giuseppe, com'è la casa tua? È piccola, è di legno, tutta dipinta a mano. Ma ci sono tutti i comfort, sai? Una ghiccia economica che si spegne da sola. Un frigi, yes. Un ferro da stiro, la macchina da cucire. E il floro, il pavimento, è tutto colorato. Bene. Bellissima. Uno stipendio anche piccolo in fondo lo tieni. Sì. Perciò ti puoi sposare. That's right, anche subito. Giuseppe, sentimi allora, ti voglio fare un discorso molto importante. Sì, Carmela, parla, ti ascolto. Durante questo bellissimo viaggio ebbi occasione di parlarti, di conoscerti, di apprezzare le tue buone qualità. E ho capito che sei una persona sola, che hai tante disgrazie. Perciò hai bisogno di una donna che ti tiene compagnia, che cura le malattie tue. Sì, Carmela,
Io sono tanto solo, sai? È più di 20 anni che cerco compagnia. E io te l'ho trovata. Si chiama Rosalba, ha 42 anni e una bambina che ha tanto bisogno di un padre. Se tu ci mandi un biglietto, viene pure subito. No, io questa non la voglio. Aspetta, calmati. Vedrai quando ti leggo le misure. 86 di peso, piedi 43, fianchi 110, vita 90, petto 110, altezza 1,72, spalle 53. Che ne dici? E che ti devo dire? A me mi dispiace tanto per la bambina, ma io questa non la voglio. Ma chi sta tenendo un carattere d'oro? Io la conosco. S'affeziona subito. Carmela, io speravo qualche cosa di più. Oh, ma che pensi? Che una ragazza giovane, bella, vieni fino a qua a sposare un disgraziato come te. Ma mi racchisto. Cosa di pazzi. E io che mi preoccupo di trovarci la moglie. A chisto. Ecco Brocknell. Carmela, sei pronta? Siamo arrivati. Si ferma solo pochi minuti. Carmela! Come ti sembro? Ti sei cambiato il vestito? Voglio che quando mi veda Medeo ci pigli un colpo. Che sei emozionata? Mi tremano le ginocchia, come quando feci la prima comunione. Senti, fammi il favore, mettiti a sedere. Sta attenta alle valigie, io vado a chiamare un tassì. Fai presto. Allo? Giuseppe, sono io, Amedeo. Siamo arrivati. Ciao, com'è andato il viaggio? Tutto bene? Sì, ma non glielo ho ancora detto. E che aspetti? Sono passati 4 giorni. Giuseppe. Sì, dimmi. In nome della nostra vecchia amicizia, mi faresti un favore? Dimmi, dimmi, vedi. Senti, Giuseppe, io prendo Carmela, te la porto lì. E tu le dici tutta la verità. Va bene, porta l'acqua. Giuseppe. Sì. Dille che io le voglio tanto bene. E che senza di lei io non posso più vivere. Carmela, look at them, guarda fuori. Vedi tutto intorno? Che sono? Sono tutte miniere d'oro. D'oro? Sì, anch'io facevo il minatore, sai? Eravamo più di 200 italiani. Lavoravamo a 1500 metri underground, sottoterra. Ma si guadagnava molta moneta. E perché ti licenziasti? A me è venuta la silicosi. Come? È una polvere, sai? Che si deposita nei polmoni, yes? Poi col passare del tempo si indurisce, right? E mi è venuta l'asma. Povero Giuseppe, tutte a te capitano le disgrazie. Ecco, vedi, Carmela, qui si fa la bella vita. The money, la moneta, circola giorno e notte. C'è tutto, cinema, teatro, giochi d'azzardo, i pubs, i che... Pubs? Sì, i bar. Pensa, Carmela, che qui c'è gente che ha fatto i milioni in 24 ore. E tu ti sei pigliato la silicosi? Sì. M'ha preso per tuo marito. Come mi trovi? E me lo domandi. Sei bellissima. Chissà se piacerò da me te. Ci aspetta al bar. Andiamo. Qual è? È quello lì, coi baffi.
Amedeo. Amedeo. I don't know. It's too expensive. Amedeo. Do you think? Sapessi quanto t'ho pensato. Amedeo! Ah, ciao, noi ci vediamo dopo, ciao. Sì, ciao. Ciao Giuseppe. Ciao Carmela. E grazie di tutto. E vienici a trovare qualche volta, magari domenica. Sì. Io e te comunque dopo ci ritelefoniamo, yes? Yes, yes. Ma come sei bello. No. Un drink. Broken Inn? Yes, sir. Giuseppe Bartoni, is there? Yes, he's here. Call me, please, very quickly. My mother, please. Hello, Giuseppe, sono io, Amedeo. Sì, che vuoi? Eh? E come che voglio? Hai parlato con Carmela? Sì, io ho detto. E beh, e come ha reagito? Quando ha saputo che Amedeo sei tu è cascata per terra e ha ripreso i sensi dopo un quarto d'ora. Davvero, e adesso che dice? Lei insiste che è venuta in Australia per me e mica mi dispiace. Ecco. È pure carina. Ma scusa, Giuseppe, scusa, ma tu non dovevi parlarle. Che lei hai detto? A vedere, lascia perdere. Questa non è una ragazza che fa per te. Te lo dico io che da donne c'ho una certa esperienza. Ma io l'amo, io non posso più. Pronto? Giuseppe? Giuseppe? E io? Che faccio adesso? Give me scotch on the rocks. Hi, mate. How you doing yourself? Senti, Carmen. Tu c'hai un bellissimo corpo, un viso incantevole e due occhi che mi fanno impazzire. Ma perché hai avuto bisogno di venire in Australia per trovare un marito? Oh, io non voglio indagare sul tuo passato, anzi, ringrazio il destino che ci ha fatto incontrare. Pure tu sei solo? No. Non c'è proprio nessuno? Ero fidanzato con una ragazza polacca, ma 15 giorni fa se n'è andata. M'ha piantato. Hello, Giuseppe. Hello, Peggy, Jenny. Quelli sono i direttori delle miniere. Pure tu fai il minatore? Ci ho lavorato un giorno nella miniera, a 1000 metri sottoterra e con 45 gradi di calore. 2 ore dopo ho detto, ragazzi, non sono venuto in Australia per farlo schiavo. E ora cosa fai? Beh, sono proprietario di una piccola miniera. Miniera d'oro? La vuoi vedere? Quella è la miniera? Sì. Sì, c'ho 3 operai alle mie dipendenze. 2 di Padova e 1 di Taranto. E rende molto la miniera? Boh. Certe volte scavi per un anno e non succede niente, e poi in un giorno risolvi la vita. Una casa ce l'hai? Certo. Ecco le chiavi, sono tue. Giuseppe! Avete trovato qualche cosa? Ascolta, gli altri aspettiamo la busta paga qua. Accompagni un attimo la signora e torno. E poi che è successo? Quando è rinvenuta, si è messa a gridare che la vita sua era rovinata e che si voleva ammazzare. E dove sono andati? Ha preso la macchina e sono andati via. Dove?
Ma l'avrà portata a cena e poi a casa sua. A casa? Ma lui non abita in albergo? Sì, lui abita qua, ma c'ha pure la casa dove stava la tedesca. E l'ha portata lì? Brutto figlio de... Questa è la casa tua? Da oggi poi è casa tua. Un momento e t'accendo la luce, eh? Ah. Perché entriamo dalla cucina? Ah, ho perso le chiavi dell'ingresso principale. C'è tutto quello che serve. Ah, sì. Vieni. Questo è il soggiorno e quella è la camera da letto. Ti sembra un po' piccola come casa? Per me va bene. Basta che è una casa. Chi sarà la fidanzata tua? Ah, bene. Non era solo la mia fidanzata, collaborava anche nell'azienda. E come ti collaborava? Accomodati. Mi dava 300.000 lire alla settimana per fare la paga agli operai della miniera. E dove li pigliava tutti questi soldi? C'aveva una rendita. E come fu che ti lasciò? Per 4 anni abbiamo lavorato come cani. Abbiamo scavato fino a 80 metri sottoterra senza trovare mai niente. Finalmente, un bel giorno esce fuori un blocco d'oro che valeva 130 milioni. E mentre io e gli amici miei stavamo brindando la buona fortuna, lei ha caricato l'oro su una macchina e da quel giorno non l'ho più vista. Ma vedi che figlia di puttana. Adesso è proprietaria di un grande albergo a Brisbane e fa la vita della signora. E a te che cosa ti lasciò? Questa casa, qualche debito e gli operai della miniera da pagare tutte le settimane. E da solo ce la fai? No, da solo no. Ma ero scoraggiato. Avevo anche pensato ad ammazzarmi. Ma da quando sei arrivata tu, sento che posso ricominciare. Carmè, qui la vita è dura. Ma se tu mi sarai vicina, se tu mi sarai fedele, io sento che faremo una grande fortuna. Io devo tornare alla miniera. La casa è tua. Fa quello che ti pare, fatti un caffè. E se c'hai troppo caldo, va sulla veranda, fa più fresco. Ciao. Ti aspetto. Carmela, ma che fai qui? E me lo domandi, disgraziato. Certo che te lo domando, perché la voglio sapere. E ora te lo dico. Brutto disgraziato! Infame! È tutta colpa tua! È tutta
Il sangue, alza via, per favore! Mi sento svenire! Aiutatemi, mamma! Cosa è colpa tua? Via, portiamoli via, sono italiani! In macchina, presto! Presto, presto, prima che arrivi la polizia! Dai, monta! Vai, vai! Io con te ho passato i 4 giorni più belli della vita mia. E questi 4 giorni, sai, Carmela, quanto mi sono costati? 11 anni di risparmio e di grette economie. Ma io sono very happy. E mi sono messo in blu. Se tu non vuoi sposarmi, mia cara, io non ti costringo. Sapevo già che finiva male, sai? Perciò ho previsto tutto. Shh, music. That's all right. Excuse me. Sai quanto ci frega a noi della musica vostra? Che fai? Sto dividendo la moneta. Questa è la moneta per ritornare con il treno a Sydney. Questi sono invece per le piccole spese. Un sandwich, un orange juice, un fresh cola. E questa è la moneta per l'aeroplano. Che ti porterà in Italia, casa tua. Oh. She's crying. Sta piangendo. Carmela, perché piangi? Perché se torno in Italia finisco sul marciapiede un'altra volta. Che vuol dire marciapiede? Vuol dire che trova uno che mi rompe la faccia e mi ributta sul marciapiede a battere come prima. Ma che sei, una mignotta? Brutta vigliacca, sei tu che mi hai ingannato! Ma se volevo cacciarmi da quella vita, qualcuno ci doveva dare la fregatura! E proprio a me la dovevi dare! 11 anni di lavoro e sacrificio! Oh, Sant'Antonio benedetto! Here are the walking and the sacrifice! No beer, no coffee, no cigarettes! To bring help from Italy! 11 anni senza entrare in un pub, senza drink un coffee, sempre risparmiare! Mi sono fumato le radici per mettere su una casa piena di comfort, una kitchen economica, un ferro da stiro, una macchina da cucire, yes. Mi dà una coltellata a sangue freddo, right? E poi mi dice che è una mignotta che batteva il marciapiede. Brutto disgraziato. Io che rischiai la pelle per scappare dal mio protettore, per venire a sposare storto di fame con la macchina americana, mi diceva. Mi scriveva che ero un capostazione con la macchina americana e invece un morto di fame che ha avuto pure 2 volte le convulsioni e cascato per terra. Carmela, non piangere. Io ti perdono. Ma chi hai da perdonare? Bumbunga, bumbunga. Bumbunga! Che? Siamo arrivati. Dove? Siamo arrivati a casa. Vedi la fresca limonata? L'abbiamo pagata, no? Vedi? Ecco, asciugati le lacrime. Non piangere più. Andiamo a casa nostra. Oh, Vedi. Ciao Taranto, ciao Brescia. Ciao, Mede. E che hai fatto? Ah, niente, un moschito mi ha appuncicato. Sì, Vi vedo tutti in blu. Che siete stati a ballare? Sì, al veglione. E tu dove sei stato? Ah, io sono stato a prendere mia moglie. E dov'è? Dove? Carmela! Eccola! Che non può vedere, vi guarda! Porco mondo! E dove l'hai trovata? Per corrispondenza. E non ci avresti una cugina, una parente anche per me? Lo senti, Carmela, questo mio amico. Dagli una fotografia di Rosalba. Adesso vedrai. Ci sono pure le misure. Guarda che roba. Per me niente. Sì, ho tante amiche. C'ha tante amiche. Datemi una mano a prendere le valigie, che dobbiamo scendere.
Ma dove sta sta città? Adesso la vedi. Io non vedo niente, neanche un palazzo. Sì? Avanti. Questa. Avanti, avanti. Ma avanti, che c'entra? Dobbiamo scendere. È stata dall'altra parte la città. La voglio proprio vedere questa città. Vediamola. La vedrai sì la città. Bunga. Bunga. Vieni, Carmela. E andiamo. Andiamo. Oddio. Oh. Ma ancora la stazione ci sta. Ma che sta? Dove sta la città? Eccola là, la io stazione. Io vedo solo deserto, io voglio vivere in città. Ma certo che ci vivi in città, qui. Vedrai com'è bello e divertente. No, Taranto, Brescia, datemi la mano, questo non può scendere. Non mi toccare, Non mi toccare, non mi toccare. Ma padre, signor, bada. Lasciatemi! Signor, bada, giù. Lasciatemi! Bada! Carmela, sii buona, ma che t'ha preso? Non fare così. E non facciamo brutte figure, Carmela. C'è gente che guarda. Lasciatemi! Voi prendetela per le braccia, io la tiro per le gambe. Forza! Su, buttatela fuori. Ecco, bravo, così, vieni, Carmela. Non ci devi pensare. Prova, sono sicuro che ti piacerà. Chiudetemi in questa minuta. Vieni giù, Carmela, buona. Ecco, brava. Le scarpe te le ricompro io. Belle, nuove, lucide. Andiamo adesso che ci stanno aspettando. Eccoli, vedi, eccoli là. Chi? Quanti abitanti sono? Prima eravamo in 15, adesso con te siamo in 16. Vieni, Carmela, ricomponiti. Fatti vedere bella. My dear friends, this is Carmela. Vai che ti fanno il discorso. Ci sposa? No, ci saluta. Dear Carmela, this is a historical day for Boom Bunga. Che dici? Cara Carmela, questo è uno storico giorno per Boom Bunga. Carmela, you come from that noble and ancient country that is Italy. Cara Carmela, tu vieni da un antico e nobile paese che si chiama Italia, yes? The country of Julius Caesar. Il paese di Giulio Cesare. The country of Michelangelo, of Galileo. Il paese di Michelangelo, di Galileo. The country of Guglielmo Marconi. Di Guglielmo Marconi. The country of Caruso. Il paese di Caruso. Of Bartali. Di Bartali. And Pope Giovanni. E di Papa Giovanni, yes? Carmela, you come to this corner of the desert to bring us a little breath of your old civilization. Carmela, tu vieni in questo piccolo angolo di deserto che... Io non ho capito bene quello che ha detto. Adesso stai attenta che ti danno tutti un kiss. Kiss? Un bacio, Carmela. E ora che succede? E adesso ce ne andiamo a casa. Thank you. Thank you very much, my friend. Ecco, quindi fiume. Così ti sposi dentro l'angolo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Goodbye. She's my wife! She's beautiful! You're beautiful, all right! You're a lucky fellow! Eccola, Carmela! Questa è la tua casa! Vieni, cara! Entra! Rosalba, ho visto la tua fotografia insieme alla bambina e prima ancora di conoscervi sento già che vi voglio bene.